Paghi. Allora, Presidente, c'è il presente l'imputato Pripke che vuole rendere dichiarazioni. Prego. Prego, signor Pripke. Signor Presidente, buongiorno. Signor Presidente, tengo quasi 84 anni e vi pido il permesso di leggere il mio memoriale senza. Seduto. Sì, sì, seduto. Stavo per dire che posso dire. Molto grazie. Signor Presidente, signori giudici, io, Erich Priebke, sono nato il 29 luglio 1913 a Berlino. Il 24 di marzo 1944, al mezzogiorno, Kappler comunicò a tutti noi che dovevamo fare una esecuzione. Noi protestammo, e in modo particolare per bocca del più anziano di noi, Maggiore Domislav, ma non ci fu niente da fare. Kappler fu irremovibile. L'ordine veniva direttamente da Hitler e dovevamo eseguirlo noi. Chi si rifiutava sarebbe stato mandato davanti al Tribunale dell'SS. Sono qui per fare le mie dichiarazioni. Per rispetto alla Corte e amore della verità. Quella verità che per il tempo che mi resterà da vivere dovrà salvaguardare il mio nome e la mia dignità. Molto grazie. Si allontana l'imputato. Sì, prego. Buongiorno, signor Presidente. Allora, a questo punto il Tribunale, se non ci sono richieste, altre richieste...